Due giorni di gara con 32 prove speciali per il Rally Condro, gara conclusiva del campionato belga. Tre Ford Escort Gruppo A contro due Toyota Celica a contendersi la vittoria. Con il numero 1 è in gara Patrick Snijers, che vuole dimostrare di essere ancora il pilota belga più veloce. Il pilota della Ford realizza infatti per ben tre volte il miglior tempo nel primo giro di prove. In gara con un'altra Ford anche Demeview, che è subito molto veloce con la sua Escort preparata da Mike Little, che monta una nuova soluzione di sospensioni. Mark Wallen, che è al via per la seconda volta in una gara del campionato belga con una Toyota Celica, inizia il rally sbagliando la scelta dei pneumatici, cosa questa che lo rallenta. Problemi anche per Due, in gara con una Ford Escort Cosworth della SMS, che non è molto felice del rendimento della sua vettura. Anche VRI, tra gli attesi protagonisti con la sua Toyota Celica GT4, accusa problemi di pneumatici. Tra i piloti più interessanti in gara anche la rivelazione del Sanremo 95, Freddy Lois, che con la sua Opel Astra dimostra fin dall'inizio la validità del magnifico risultato ottenuto in Italia. Tra i favoriti anche Münster, quasi sicuro di laurearsi nella gara campione belga 1995 al termine di una stagione che lo ha visto spesso protagonista. L'unico a poter contrastare ancora Münster è Smets, che con la sua Mitsubishi deve però ottenere un risultato che, dato l'elenco dei partecipanti alla gara, sembra irraggiungibile, almeno secondo nella classifica assoluta. Problemi anche per gli organizzatori, che sono costretti ad annullare una delle speciali più spettacolari causa il troppo afflusso di pubblico. Al comando della gara c'è ancora la Ford Escort della RAS di Patrick Snijers. Il belga va sempre al massimo, anche perché alle sue spalle i due della Toyota sembrano aver risolto i loro problemi. Verreid, che ora ha i pneumatici giusti, è infatti spesso il più veloce ed ora è a soli 8 secondi dalla Ford. Anche Allen ha aumentato il suo passo, ma non riesce comunque a stare sui tempi dei due belgi, completamente a loro agio sulle strade di casa. Tra chi interpreta in maniera particolare la gara c'è invece Brunel, che con la sua BMW M3 dà spettacolo divertendosi. Alle spalle dei primi anche altri protagonisti, come Gaban, il primo tra le due ruote motrici e 22esimo nella generale. Continua intanto la grande prova di Smets, nono nell'assoluta. Il pilota della Mitsubishi sicuramente non può pensare di recuperare sulle sette vetture che lo precedono per diventare secondo e laurearsi campione, ma ugualmente continua l'attacco dando spettacolo. Tra chi si distingue nel gruppo N anche Van Vunsel, che è terzo tra le vetture di produzione e tredicesimo assoluto con la sua Lancer. Ma sono le speciali notturne a fare classifica. Patrick Snijers, fino a quel momento al comando, nella speciale 14 forse sbaglia la scelta dei pneumatici e quindi va in testa coda. Il belga della RAS Ford perde il comando della corsa, che passa a Verreid. Il pilota della Toyota guida in estrema tranquillità senza accusare alcun tipo di problema. Il sorpasso manda in tripudio il pubblico locale, che fa il tifo per lui. This is your second time in Belgium. How do you enjoy it? Well,
La prima volta che ho corso in Belgio è stato a Spa, in febbraio. Si sa che queste non sono gare ai massimi livelli, ma è tutto così professionale che è come essere rally mondiali. Per me sono tutti matti. Quelle sono le tattiche per domani? La mia tattica domani sarà di non correre assolutamente rischi inutili. Solo nell'eventualità che Patrick Snyers aumenti il ritmo, attaccheremo a fondo nel secondo passaggio. Freddy Lois, al comando tra le F2, si dice molto sorpreso, anche se ha corso sempre al 110%. Problemi quasi subito per Verreid. La Toyota del belga non va in moto nel parco chiuso e per lui sono 30 secondi di penalità. Il giovane pilota deve quindi attaccare come un pazzo per riprendere l'avversario che si è ritrovato nuovamente al comando. Patrick Snyers, costretto a continuare ad attaccare al massimo, commette un piccolo errore che consente alla Toyota di avvicinarsi. Continua intanto senza errori la gara di Mark Wallen. Al debutto in questa corsa è per la prima volta alla guida di una Celica GT4. Il finlandese deve guardarsi le spalle da DMV, che tenta di ingaggiare con lui un duello. Ma fin dal via della tappa, il belga perde qualcosa di più sul noto avversario. Due continua a non trovarsi a suo agio su un percorso di gara che non lo asseconda nelle sue caratteristiche di guida, mentre Freddy Lois deve dare il massimo per stare davanti alle più potenti Renault Maxi Clio. Mustard intanto si deve ritirare per problemi al motore nella speciale numero 28. Per lui un po' di delusione, anche se ha ormai la certezza di aver vinto il titolo 1995. Nonostante il ritiro, non cambia infatti niente, con Smets che, nonostante tutti i suoi tentativi, non può più riuscire ad arrivare secondo.